Villa De Nicola, la splendida dimora vesuviana, abitata per 50 anni dal primo presidente della Repubblica, Enrico De Nicola, ora di proprietà della città metropolitana, ospiterà l'ordine degli avvocati di Torre Annunziata per altri 9 anni. È stato siglato infatti questa mattina la presenza del consigliere metropolitano Davide Lebro e del presidente dell'ordine, Gennaro Torrese, l'accordo che prevede la concessione a titolo oneroso dell'immobile situato nel territorio di Torre del Greco, una palazzina in stile Liberty articolata su 2 piani con un giardino di un'estesa pineta. Noi abbiamo l'obbligo di utilizzare il nostro patrimonio e credo che la scelta di rinnovare il contratto per 9 anni all'ordine degli avvocati di Torre Annunziata e anche in parte a quello che è l'ordine regionale degli avvocati che ha sede nella stessa villa sia una cosa molto importante. È una villa prestigiosa, la Villa De Nicola. De Nicola è un esempio di rettitudine morale per l'Italia intera, è stato il primo Presidente della Repubblica, credo che sicuramente ne avrebbe avuto piacere in una scelta del genere, anche perché l'ordine non solo fa le sue attività dello stesso ordine, ma la utilizzerà come sede di formazione, è un aspetto importante e questo è nel filone dell'utilizzo del nostro patrimonio storico per la cultura e quindi anche per la formazione. È un momento molto importante perché questo rinnovo contrattuale, che è un segnale forte della provincia nei confronti dell'ordine, significa continuare per un lungo periodo e quindi si può ben programmare il lavoro da fare presso questa struttura che è fondamentalmente sede dell'Unione Regionale dei Fori della Campania, è un polo di formazione obbligatoria ed è un momento centrale rispetto a una serie di eventi di natura istituzionale e di natura giurisprudenziale e scientifica che ci fa onore al territorio. Avremo piacere per il futuro di poter porre in essere una serie di iniziative insieme alla provincia e al consigliere Lebro, che è stato così disponibile nei confronti dell'ordine, per far sì che la storia che promana da quella struttura possa sempre più crescere e andare avanti.